of a dream. C'era un cunico, hanno scavato un cunico. Minchia, ma guarda che quanto gli hanno messo il tritolo. Ma che c'è messo? La bomba atomica, c'è messo. Ma squarciato una strada. Ma che quinta? Poi passiamo a 10. Andiamo, là. Sì, sì. Attenzione che si fa male. Qui c'è solo una Un sabato di terrore a Capaci, una strage che ha cambiato per sempre l'Italia e la lotta alla mafia. Di quella lotta alla mafia Giovanni Falcone al Tribunale di Palermo era stato l'anima e il motore insieme a Paolo Borsellino e agli altri magistrati del pool antimafia. A un anno dalla sua morte Marcella De Palma ha ricostruito per Mixer la sua storia, la storia di Falcone che qualcuno ha definito una anomalia palermitana. Era la fine del mese di febbraio 1991. I cronisti premevano per un incontro. Lui, al solito, recalcitrava. Allora, Giovanni, ci vediamo al Costa Azzurra? Che rompiballe che siete. Siete peggio delle cambiali, voi giornalisti. Il tavolo dava su una grande vetrata che lasciava vedere il porticciolo di Ognina. Rideva amaro, Giovanni.
se ne andava dalla Sicilia, da Palermo, espulso perché incompatibile con una società malsana e contaminata. Abbandonava per essere stato riconosciuto come un'anomalia palermitana. Così, davanti agli occhi di bue arrostiti, squisitezza marinara della costa catanese, sorseggiando un buon bicchiere di colomba, Giovanni si sottopose al crudele gioco della verità. Durò parecchio quel pranzo. Cosa disse Falcone? Quel giorno era sicuramente un Falcone non in versione palermitana. Lui voleva lanciare in quel momento dei messaggi. Lui sentiva il problema del modo come lasciava la città. Sentiva molto le critiche che gli venivano fatte e ne soffriva. Giovanni Falcone non aveva assolutamente deciso di lasciare la magistratura. Fu una domanda che gli facemmo tutti e tre. A Palermo ho costruito una bella stanza, resistente e ben definita. Ora è venuto il momento di edificare il palazzo. Se voglio costruire un intero edificio, devo andare a Roma. Su Giammanco disse poco e niente. Era tutto giocato su sugli sguardi, sull'atteggiamento. Sono i mesi in cui lui scrive quegli appunti che poi abbiamo letto soltanto dopo la sua morte. Ha sollecitato la definizione di indagini riguardanti la regione al capitano De Donna, assumendo che altrimenti la regione avrebbe perso i finanziamenti. Ovviamente qualche uomo politico gli ha fatto questa sollecitazione ed è altrettanto ovvio che egli prevede un'archiviazione. Gli chiedemmo se lui sapesse che a Palermo si diceva che lui stava abbandonando, che stava abbandonando la trincea e che si stava salvando la vita. E fu proprio in quell'occasione che con un gesto di stizza, con un gesto anche drammatico, si toccò il bottone della giacca. A cosa credono questi signori? Davvero sono convinti che siamo tutti uguali? Credono che mi stia salvando la vita? Io non ho paura di morire. Sono siciliano io. Sì, sono siciliano e per me la vita vale meno di questo bottone. Io non avrei mai immaginato che lui potesse fare una cosa del genere di fronte a delle persone. Chi era per te Falcone? Una speranza. Un grande giudice a cui più o meno inconsciamente avevamo affidato l'incarico di risolvere i nostri problemi. Ingiustamente, anche ingenerosamente. Perché era proprio questo quello di cui lui soffriva di più alla fine. L'essere in un certo senso investito di una responsabilità che doveva essere collettivo e poi essere attaccato proprio per questo, per essere il paladino. Era un grande siciliano che qualche volta non si faceva capire bene. Dagli altri siciliani che gli volevano anche bene, che lo rispettavano, i siciliani per bene, ma alcune volte non riuscivano a capirlo forse. Ci manca tanto, credo che, penso che la commozione faccia parte dell'uomo e se si nascondono i sentimenti e le emozioni, credo che sia un errore perché a me personalmente manca tantissimo, manca tanto. Lui come me identificava la libertà, la propria libertà nei livelli di conoscenza della realtà nella quale viviamo e quindi cercava in continuazione questa libertà e molto spesso l'abbiamo cercata insieme, quindi pensi lei quanto mi manca.
Questa era la segreteria di Falcone. È rimasto tutto così com'era. Tutti gli oggetti che vedete li aveva messi tutti lui. Qui c'è una foto alla quale teneva molto, con il presidente Bush, presidente degli Stati Uniti. Su c'è un quadro che gli aveva regalato un amico, in cui c'era Palermo con tutto quello che aveva significato per Falcone: la piovra, il corvo, la talpa, il falcone, la testa del serpente. Quando è venuto a Roma per dirmi che il ministro Martelli gli aveva chiesto di venire per occupare il posto di direttore generale degli affari penali, aveva dentro di sé tutte le sofferenze degli ultimi anni, tutti gli attacchi, la violenza di questi attacchi, l'amarezza incredibile. Credo che l'accusa che lo ha ferito maggiormente è stata quella di sentirsi definire non idoneo perché aveva collaborato con il potere politico. Era così offeso una sera che disse: io ho la mia dignità, è l'unica ricchezza che ho, perché io non ho altre ricchezze, la mia dignità di uomo e di giudice non posso permettere che la offendano così. E d'altra parte era un ritorno a soffrire per lui, era evidentemente una costante. Ma l'attacco politico vero e proprio scoperto e infamante è stato quello fattogli da Orlando. Soltanto quello è stato il momento politico per Giovanni più duro, anche perché Giovanni aveva creduto in Orlando. Mi è sembrato un tradimento, io non vorrei più nemmeno parlarne, ormai l'ho detto, è stato un periodo veramente doloroso, perché non, insomma, lui sopportava magari le accuse di un corvo, ma il tradimento di un amico no. Qua, in quello che era un vecchio palazzo dell'Ottocento, era un palazzo bello, antico, con le volte affrescate. Il senso eroico della vita era in famiglia molto pressante, perché noi siamo vissuti, al suono dell'inno nazionale o del Piave quasi, perché nei nostri ricordi c'è sempre le parole della mamma, che ricordava un suo fratello diciottenne morto volontario, tenente dei bersaglieri. È chiaro che in questo ambiente non si può che crescere con l'amore sviscerato per lo Stato e per la patria. Io non so dire di Giovanni e di Borsellino ragazzi. Giovanni lo vedevamo poco in casa, quindi chi frequentava non lo sapevamo. Questo era il campetto dove Giovanni e Paolo giocavano quando erano ragazzi. E qua vicino è unito, attaccato alla chiesa di San Francesco d'Assisi. Qua proprio l'anno scorso, per il trigesimo della morte di Giovanni, Paolo si è appartato un momento e mi ha detto: vado a rivedere il posto dove giocavamo. Questo è Giovanni, questo in piedi. Questo è un suo collega di voga, bene. Questa era la barca in cui vogavano, è proprio lo sfondo qua di questo mare. Questo mare? Sì, sempre loro due. Chi è Giovanni qui? Quello di dietro. Questo qui. Quale anno si laurea? Nel 62, credo. Sì. E conosce in quel periodo anche Rita? Sì, l'anno prima, credo. Il grande amore, sono sposati, presto. Poi va a Trapani? Va a Trapani per...
10-12 anni, un lungo periodo. Erano le 14.30, mi trovavo in studio a lavorare quando ricevetti una telefonata da parte della Procura della Repubblica. Con tale telefonata mi si informava che il giudice Falcone, che allora espletava le funzioni di magistrato di sorveglianza presso le carceri di Trapani e di Favignana, era stato sequestrato da un detenuto appartenente fra l'altro ai Nuclei Armati Proletari, il quale lo aveva preso in ostaggio perché venissero accolte determinate sue richieste. Mi si chiese allora se ero disponibile a fare da intermediario, in quanto una delle condizioni per trattare era che vi fosse un avvocato, e il detenuto aveva accettato la mia intermediazione, ed è così che affrontai, anche in questa incertezza perché non avevo poi molti particolari, il viaggio verso Favignana. C'era una camionetta ad aspettarmi a tutta velocità, cercando di recuperare pochi secondi, poiché tutto sommato il carcere dista qualche centinaio di metri dal molo. Siamo arrivati al carcere, ricordo una stanza buia, ecco, e il dottore Falcone con questo coltello alla gola. Ma ripeto, dopo un sorriso con Giovanni Falcone iniziammo queste trattative estenuanti, perché dovevo uscire fuori, dire che cosa pretendeva. Appena gli è stato tolto il coltello dalla gola, Falcone che cosa ha fatto? Falcone immediatamente è uscito dalla stanza, naturalmente felicitato e complimentato dai colleghi. Qui vediamo il giudice di sorveglianza Falcone, a vicenda conclusa, che viene accolto dai suoi familiari. Vincenzo Oliva, calabrese, 36 anni, deve scontare. Anni difficili quelli, pure in presenza di non poche soddisfazioni professionali. Al ricordo mi assale ancora un senso di angoscia. La cosa principale che spinge Giovanni a lasciare Trapani è il fallimento del suo matrimonio, il fallimento della sua vita privata. Rompe definitivamente con la prima moglie dopo un periodo molto travagliato e decide di trasferirsi a Palermo. Rocco Chinnici lo chiama quasi immediatamente nel 79, alla fine dell'anno del 79, inizio dell'80, lo chiama alla procura. Già grande era il fervore che Chinnici aveva instaurato in quell'ufficio. E così, quasi immediatamente, possiamo dire, ci siamo ritrovati un Giovanni blindato. Anche prendere un caffè era per Falcone un qualcosa di difficile, di grossi rischi anche in questo momento. Se non c'è più un piacere, soprattutto era una fase della giornata che lui aspettava con ansia, perché serviva a ricaricarlo, serviva a far ricordare quelle che sicuramente erano le altre ore in cui doveva lavorare. Qui siamo all'Extra Bar, è un bar famoso, il bar del centro, e c'è un episodio che ricorda tutta Palermo. Alcuni anni fa il dottor Falcone venne a prendere un caffè qui, e questo episodio fu legato alla scorta. Fu una cosa che non passò sicuramente inosservata a gran parte delle persone che si trovavano in questo posto. C'erano due elicotteri quel giorno che sorvolavano, questa è proprio la piazza, c'era un elicottero che era fermo a mezz'aria, proprio bassissimo, il che comportava anche grossa difficoltà per il pilota e per chi doveva operare questa manovra, e ce n'era un altro che si teneva costantemente in contatto con l'altro elicottero, che controllava nel periodo in cui lui era fermo qui con i ragazzi della scorta il percorso che avrebbe dovuto compiere da lì a poco tempo. Controllava la parte finale dove il dottor Falcone doveva arrivare, e quindi il Palazzo di Giustizia. Quel giorno ci si domandò: ma come mai due elicotteri? Era un momento difficile, particolare. Chinnici gli affida un processo importante, che è il processo Spatola, un processo contro la più grande organizzazione di mafiosi che si occupavano di traffico di stupefacenti in quel periodo. Falcone instaura un nuovo modo di indagare, insegue la traccia, per la prima volta ricostruisce il cammino dei soldi sporchi che dall'Italia tornavano negli Stati Uniti come pagamento per la fornitura di eroina. C'erano tutti i tavoli del salotto della mamma
pieni di assegni che i bambini miei allora non dovevano toccare, perché lui faceva delle incursioni generali su questi assegni per cercare di trovare quei collegamenti che comunque furono il primo modo per poter cominciare a incastrare la mafia. Quando Chinnici e Falcone mettono in moto questo meccanismo che smuove le acque, sarà proprio Pizzillo a chiamare Chinnici per dirgli: ma insomma, che cosa state combinando? E nei diari del giudice, del consigliere istruttore Chinnici, che poi sarà ucciso da un'autobomba nel 1983, c'è proprio una frase molto indicativa. Scrive Chinnici: vado da Pizzillo. Mi investe in malo modo, dicendomi che all'ufficio istruzione stiamo rovinando l'economia palermitana, disponendo indagini e accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza. Mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone, in modo che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Se questo era il procuratore della Repubblica, cioè quello che doveva coordinare le indagini dell'intero palazzo, immaginiamoci cosa c'era appresso. L'autobomba che massacrò Chinnici fece esplodere anche lo sdegno generale. A quel punto erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Michele Reina, Pio La Torre, il presidente Piersanti Mattarella, Costa, Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, Paolo Giaccone e, come ultima sfida, la mafia aveva massacrato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, insieme all'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una groviera, fecero il giro del mondo. La città ebbe un sussulto e quasi automaticamente indicò in Falcone l'uomo a cui affidare tutte le ansie, le speranze di riscatto. Non ho amato di più suo fratello. C'è stato un momento in cui l'ho amato più degli altri durante la vostra vita. Non lo so. L'ho amato sempre. Era facile il rapporto con lui o certe volte no? Giovanni non aveva un carattere facile, era talvolta burbero, ma nessun problema mai. Era con lui, come con noi, molto esigente. Sembrava che a casa si svestisse di tutti i pensieri, di tutte le preoccupazioni e ridiventasse bambino accanto ai miei figli, a scherzare, ecco perché non parlavamo mai tanto di tante cose. E io ora dico: ah, quante cose gli avrei potuto chiedere che non gli ho chiesto. Giovanni amava tantissimo il mare e la musica. Amava anche l'amicizia. Lui era una persona di grandi sentimenti e riusciva a nasconderli molto spesso. Ecco, di questo aveva paura. Aveva paura di scoprirsi di fronte a persone che non meritavano. Caponnetto arriva a Palermo dopo la morte di Rocco Chinnici, che era il precedente consigliere istruttore. Arriva a Palermo e si trova subito d'accordo con Giovanni Falcone sulla necessità di imbastire un processo che fosse il processo alla mafia. Cioè, Falcone lo mette al corrente di quelle che erano le sue idee in proposito e Caponnetto le condivide in pieno. Per affrontare una fatica di questa portata si rendono conto che è necessario costituire un pool di magistrati che nessun singolo magistrato avrebbe potuto concretizzare un lavoro del genere. E insieme decidono di lanciarsi in questa grande bella avventura. Scrivevamo dalle 20 alle 2 di notte. Quante notti? E questo durò 44 notti. E le posso dire che erano 44 notti di una estate mai vista e mai provata. C'era un caldo infernale e tenevamo addirittura le tapparelle chiuse e i vetri chiusi, perché si stava meglio con i vetri chiusi piuttosto che con le finestre aperte. La mattina successiva ricontrollavamo tutte e due, in base ai nostri fascicoli, quello che avevamo scritto, e nei casi dubbi contattavamo anche qualche confidente, che allora erano iniziati a venire fuori,
e c'è citato nel rapporto un confidente Prima Luce, che chiamavamo Prima Luce, un altro Ambrosiano e un altro Finale, i quali ci chiarivano tra due situazioni che non erano molto chiare. Prima Luce era contorno? Prima Luce era un confidente di Cassarà. Io posso sospettare, potrebbe essere contorno, ma non posso averne la certezza. Dopo la morte di Cassarà e di Montana, la situazione a Palermo diventò improvvisamente durissima. Era anche difficile tutelare queste persone. C'è stato un momento di grande difficoltà e di questa ripresa mafiosa fortissima. E così, un giorno del 13 agosto, Falcone, Francesca, la mamma di Francesca, Paolo Borsellino, Agnese, i tre ragazzi, furono imbarcati su un volo che li portò prima ad Alghero e poi in macchina, perché c'era un fortissimo vento, in macchina alla Sinara e poi con una delle vedette sull'isola. Giovanni mi chiamò al telefono e mi disse di andarlo a trovare a casa sua. Mi sono preoccupata di questa sua telefonata un pochino misteriosa, che non era mai abituato a fare. Lo vado a trovare a casa e mi dice che stava partendo, stava andando alla Sinara con Francesca e con la mamma di Francesca e con Paolo Borsellino e tutta la sua famiglia. E mi diceva non, nessuna preoccupazione, là saremo più tranquilli. Mi pose il discorso quasi come se si trattasse di una necessità di tranquillità per poter meglio lavorare all'istruttoria del maxi processo, con la sua aria piuttosto nonchalance. Io li raggiunsi il 14 agosto, avevamo portato un po' di scaffali, un po' di macchine da scrivere, le carte che loro si erano portati per continuare a scrivere l'ordinanza di rinvio a giudizio e sono rimasti lì fino ai primi di settembre. A livello razionale non posso dire come percepivo la paura. Non lo saprei, non ci pensavamo, ecco. Era una vita data, bisognava viverla comunque per sì, questo. Quindi era no? necessario. O forse si poteva anche darsi una certa dose di incoscienza, non lo so. Io ho sempre sentito parlare della sua morte come di un fatto, morte per mano di mafia, come di un fatto incerto solo nel quando, ma certo come avvenimento da accadere. Lui comunque era convinto che avrebbe... che avrebbe fatto questa fine. Io ricordo quando io ho avuto la mia prima figlia tardissimo, perché ero sempre stato scapolone. Io ho cercato di parlando così, no? Dico, guarda che è una cosa stupenda, una cosa bellissima. Sai cosa mi aveva risposto lui? Io non posso mettere al mondo degli orfani. Non si fa questo, non è questa domanda, questa non è una domanda, questa non è una domanda, non si fa così, non si fa così, calma, calma, non si fa così, non si fa così, ma la domanda non è stata fatta, non si fa così, no, avvocato Reina, la domanda non è stata fatta, non si fa così, non si fa, non si fa così, scusate, la domanda... La domanda non è stata fatta. Sì. Sospendiamo, Presidente. Per potere, io già ho spiegato molto bene al giudice Falcone, credo di averlo fatto anche in questa sede, comunque farò del mio meglio per poter ancora spiegare. Per poter far parte dell'associazione si viene avvicinati da individui che studiano la personalità dell'individuo che verrà ammesso nell'associazione. Io per me non ho paura di carcere, perché del resto sono carcerato come lui. Può parlare, lo sfido a parlare. Finito? Finito. Intanto pentito, perché hai cose da pentirti, e allora ti stai pentendo tu. Perché io cose da pentirmi, naturalmente, non ne ho, perciò non,
di che cosa pentirmi. E poi questa parola tenetela per te, perché ti sta bene. La vera novità di Giovanni Falcone è quella di avere considerato la mafia, Cosa Nostra, come un'unica organizzazione e quindi di trovare un nesso tra fatto e fatto. Lui diceva spesso che bisognava, molto spesso la verità non stava nelle carte che aveva davanti, ma poteva benissimo stare nelle carte che il collega della porta accanto stava in quel momento leggendo, ma se non c'era una comunicazione tra quelle due stanze non si sarebbe mai potuto arrivare ad avere una visione d'insieme. La vera novità di Giovanni è quella proprio di avere capito che i fatti di Cosa Nostra dovevano essere trattati con una visione unitaria. Certo, dovremo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione. E avrà quindi anche una fine. Questa è la Daura. Proprio in questo punto era stata abbandonata la borsa con i 57 candelotti di dinamite destinati al giudice Falcone. Lui, Giovanni Falcone, abitava in quella villa, trascorreva l'estate in quella villa e quel giorno, il 20 giugno del 1989, insieme con due colleghi svizzeri, due magistrati svizzeri, doveva scendere attraverso questo viottolo fino al mare, prendere il bagno e poi tornare. Nel momento in cui sarebbe arrivato, i killer, che probabilmente stavano o su un canotto oppure acquattati dietro uno di questi scogli, avrebbero azionato il telecomando. L'attentato fallì, e fallì perché un poliziotto, forse più scrupoloso di altri, volle vederci chiaro su quella borsa abbandonata in questo posto. È importante questo attentato per due motivi. Primo, perché l'organizzazione rivela la presenza certamente di una talpa a Palazzo di Giustizia di Palermo, perché nessuno poteva sapere che Falcone sarebbe venuto qui a fare il bagno insieme coi colleghi. Non accadeva ogni giorno e se non avessero avuto questa certezza, gli attentatori certamente avrebbero dovuto cambiare programma e magari cercare di mettere la borsa con l'esplosivo un po' più vicino alla villa. È stato il momento più tremendo. Soprattutto perché ha proprio percepito ormai la sua condanna. Comunque, passati i primi giorni, lui indubbiamente inghiottiva e ricominciava. Come ha saputo lei dell'attentato alla Daura? Alla televisione. Quindi l'ha chiamato lui? Ho saputo tutto alla televisione. La sera? La prima volta, il primo attentato e il secondo. Sempre la televisione. E l'ho saputo la prima volta, l'abbiamo vista alla televisione, al primo telegiornale, credo che era l'una, non so. E immediatamente abbiamo telefonato, non solo l'ho saputo io, ma l'ho saputo anche Francesca, l'ha saputo anche la mamma di Francesca. Perché lui cercava di non darci mai la sensazione del pericolo, cercava di minimizzare gli avvenimenti. E poi ci ha detto, tante volte alla televisione dicono di più di quello che in realtà è. Però in effetti, dopo l'attentato della Daura, questa sua solita abitudine a smitizzare e a sminuire, invece non c'è stata. E questo mi ha fatto rendere conto che la cosa era molto grave. Non aveva avuto paura in quel momento? Beh, credo che sia umano. Una notte, un paio di giorni dopo l'attentato, venni a trovare Giovanni. Lui stava ancora qui in questa villa. C'erano le cellule fotoelettriche e la polizia che illuminavano a giorno tutto l'ambiente. Era un fastidio perché attiravano le zanzare. Mi ricevette in questo patio. Trovai un uomo angosciato, devo dire. Non avevo mai visto Giovanni così preoccupato, e mi chiedevo se fosse soltanto per via dell'attentato. Mi fece sedere qui, lui si sedette accanto a me, c'era anche Francesca, la moglie,
Era tardi, era mezzanotte passata, per cui a un certo punto lui le disse di andare a casa. Francesca non voleva, avrebbe preferito rimanere sempre accanto a lui, però in quel periodo lui pretendeva che Francesca andasse a dormire in un luogo diverso da dove stava lui. Parlammo a lungo, lui mi disse che sull'attentato non poteva fare ipotesi, però una cosa era sicura secondo lui, e questa era la sua preoccupazione principale, che si era creata la cosiddetta saldatura fra due interessi, l'interesse del potere criminale e l'interesse del potere politico. E la sua preoccupazione era grande perché diceva: io dai mafiosi posso pure difendermi, mi viene difficile difendermi da chi per compito istituzionale, per esempio, dovrebbe badare alla mia incolumità. Disse anche: vedrai, è soltanto una operazione rimandata. Era la fine del mese di febbraio 1991. I cronisti premevano per un incontro. Lui, al solito, recalcitrava. Allora, Giovanni, ci vediamo al Costa Azzurra? Che rompiballe che siete. Siete peggio delle cambiali, voi giornalisti. Chiedemmo se lui sapesse che a Palermo si diceva che lui stava abbandonando, che stava abbandonando la trincea e che si stava salvando la vita. E fu proprio in quell'occasione che, con un gesto di stizza, con un gesto anche drammatico, si toccò il bottone della giacca. Ma cosa credono questi signori? Davvero sono convinti che siamo tutti uguali? Credono che mi stia salvando la vita? Io non ho paura di morire. Sono siciliano io. Sì, sono siciliano e per me la vita vale meno di questo bottone. Il 18 maggio dell'anno scorso fu un giorno in cui Giovanni mi telefonò 4 volte. Perché era il giorno del suo compleanno. Francesca era a Roma per fare gli esami di procuratore. E lui doveva venire a Palermo perché aveva un convegno, non so, qualcosa al tribunale. E mi aveva detto: comunque vengo a festeggiare il mio compleanno a casa da te. Così avevo preparato la solita torta che la mamma faceva per i nostri compleanni, soprattutto quelli primaverili come il mio e il suo, la solita torta con le fragole, che non farò mai più. Doveva telefonarle quel giorno. E mi parlò, mi disse: no, dunque, mi telefonò per dirmi invece alle 9, ecco, alle 9 mi telefona per dirmi: Maria, allora a pranzo ci vediamo. Poi mi ritelefona alle 11, il lunedì è il mio giorno libero da sempre, e quindi mi ritelefonò alle 11 per dirmi: guarda, non posso venire perché devo andare a pranzo con i colleghi, non sono riuscito a svincolarmi. Alle 3 mi ritelefona, per dirmi: Maria, me ne sto andando, ci rivediamo venerdì sera. Poi il venerdì mattina, quindi gli altri preparativi, sicuri che lui dovesse venire a cena la sera, invece quando sono tornata dalla scuola alle 11, la cameriera mi disse, ha telefonato suo fratello. Ho capito che sicuramente c'era qualche difficoltà, quindi ho telefonato a Roma e mi disse: Maria, non posso venire perché ho una cosa troppo importante da fare, non posso venire. Ci vediamo domani pomeriggio, torno con Francesca, prima di andare a casa passerò da te. Non era vero che aveva una cosa importante da fare, non voleva lasciare soltanto la notte sola a Roma a Francesca, e quindi preferì rinunziare alla mattanza di Famigliana e tornare così il sabato con lei. E poi siamo al sabato, io lo aspettavo perché lui mi aveva detto che sarebbe passato, e alle 6:15, 6:20 cominciarono a passare le prime sirene, pensavo che si trattasse di Giovanni che arrivava, poi invece ho visto che queste macchine
passavano velocemente e andavano lontano. A Palermo non è un caso particolare che passino macchine con le sirene. Poi la telefonata di un'amica, una telefonata strana che con la quale non mi dice niente perché forse voleva soltanto rendersi conto se io sapessi qualche cosa. E poi dopo 10 minuti la stessa amica che ritelefona e parla con mio marito e gli dice che aveva visto qualcosa alla televisione. E io immediatamente abbiamo aperto la televisione e via di corsa per l'ospedale. All'ospedale mi è venuto incontro Alfredo. Ormai non c'era più niente da fare. Lei lo ha saputo all'ospedale? Direttamente non lo aveva saputo prima? Dalle telefonate. Siamo andati all'ospedale sicuri di trovare Giovanni ancora ferito leggermente. Non avevamo la sensazione in maniera assoluta del pericolo. E niente mi faceva pensare in realtà di trovare quello che poi ho trovato. Cioè io mai mi sarei aspettata di vedere Alfredo e di sentirmi dire tutto è finito. Non so perché mi sono sottoposta a tutto questo tormento di ricordi oggi. Anche perché Giovanni e Francesca erano talmente riservati che non so se gradirebbero. Perché? Tanto parlare. Così, perché erano riservati e basta. Comunque l'ho fatto perché ritengo che in questo momento sia tanto importante per gli italiani. Così rispondeva Maria Falcone ai nostri microfoni a un anno dalla morte del fratello, ma in questi anni nella lotta alla mafia sono cambiate tante cose. L'arresto di Totorina e dopo una caccia durata oltre 40 anni, quello di Bernardo Provenzano, hanno inferto un duro colpo all'organizzazione mafiosa. Due successi che non sarebbero mai stati raggiunti senza il lavoro di Falcone e dei suoi uomini. E noi oggi vorremmo concludere attraverso le parole di chi continua a combattere la mafia tenendo vivo il ricordo di Giovanni Falcone, la sorella Maria, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, protagonisti di una puntata di GAP, il programma di Rai Educational condotto da Gigliola Cinguetti. La lotta alla mafia si fa a Palermo perché la trincea è Palermo. Io sono stato procuratore di Palermo e so benissimo cosa significa sentire le intercettazioni dei mafiosi che parlano, li senti come presenti, però effettivamente poi è a Roma che si fa anche la lotta alla mafia. L'aveva capito così bene Falcone che dal Ministero di Grazia e Giustizia, dove si trasferì nel 91, chiamato dal Ministro Martelli, riuscì in poco tempo, e io sono stato chiamato da lui a collaborare proprio dentro il Ministero, si è riusciti a creare quella legislazione antimafia che ancora oggi è la base e che ci invidia tutto il mondo che ha a che fare con la criminalità organizzata. Falcone era uno che amava scherzare, non sembrava così serioso magari nelle vesti ufficiali, ma aveva quelle battute al nonsense, no?
ed era veramente piacevole poter stare con lui nel privato, era una persona assolutamente diversa. Spesse volte ci trovavamo a andarci a prendere un gelato da Giolitti o passeggiare per le vie di Roma in assoluto relax. Poi abbiamo saputo che si correvano dei pericoli molto gravi perché già Cosa Nostra aveva in animo di ucciderlo. Siamo in un paese un po' strano perché proprio Falcone ha avuto tutta una serie di contrasti che venivano anche dagli stessi ambienti dei suoi colleghi della magistratura, li ha avuti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Io gli dicevo, ma come fai a sopportare tutti questi attacchi che cercano di delegittimarti? E lui mi rispose una volta con una frase che mi è rimasta: non si tirano le pietre a un cane che abbaia, cioè lasciali abbaiare e noi continuiamo per la nostra strada. Io sono abituato proprio dall'insegnamento di Falcone a non guardare necessariamente il risultato per avere la forza di continuare, ma indipendentemente dal risultato, perché spesso si hanno delle delusioni terribili. Pensi che io dopo 3 anni di aver passato dentro il bunker, le persone che io avevo giudicato, condannato, le vedevo per strada, magari scarcerate perché qualche altro giudice gli aveva dato la libertà o perché delle leggi gli avevano consentito questo. Allora tu devi avere la forza di dire io continuo nonostante tutto. E io ho trovato che spesso coloro che ti stanno intorno o i giovani a cui ci rivolgiamo, quando vedono questo e vedono un punto di riferimento certo e qualcuno che crede nelle idee e le continua a portare avanti, seguono e con piacere anche. Maria Falcone. Perché i siciliani fanno così fatica a liberarsi da questo cancro? Beh, si è detto sempre a livello culturale che la mafia è anche un problema di cultura, non è solo la mafia che spara, la mafia che uccide, ma fa parte un pochino del modo di essere dei siciliani. Ecco perché alcuni giornalisti, ricordo, avevano battezzato Giovanni come l'anomalia siciliana, perché i siciliani, in linea di massima, non hanno un grande senso dello Stato. Invece Giovanni è stato riconosciuto in tutto il mondo come l'uomo dello Stato. Ma secondo lei sono lucidi? Sono consapevoli? I siciliani? Ma certo che lo sono, però bisogna anche distinguere fra le varie classi sociali, proprio a livello di, come posso dire, di istruzione, perché in alcuni quartieri molto degradati della nostra Palermo, della Sicilia, chiaramente quella cultura della legalità che adesso si sta facendo tanto strada fra i giovani non è nemmeno pensata o immaginata. Ecco perché io vado in tutte le scuole d'Italia, ma soprattutto in quelle siciliane, per portare questo messaggio di Giovanni, che per me rappresenta il testamento morale di Giovanni. Giovanni diceva che la mafia non si sarebbe vinta soltanto con la repressione, ma attraverso la creazione di una società nuova, una società in cui i giovani fossero i nuovi protagonisti della loro vita e della loro storia.
E questa attività che svolgo sia come insegnante di diritto, ma sia soprattutto come presidente della Fondazione Falcone, è quella di portare ai giovani questo messaggio. La parola a voi. Anche io, come il procuratore Grasso, vorrei citare una frase di suo fratello che, rivolgendosi a Palermo, aveva detto: io a questa città vorrei dire, le persone passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Partendo da queste parole, dal profondo impatto e sicuramente dalla forte carica morale e civile, io vorrei chiederle se la Sicilia è cambiata in questi 14 anni e in che modo. È tanto cambiata, è cambiata perché poco fa ricordavo con il regista della trasmissione una cosa che a me è rimasta impressa, ha fatto impressione. Poco tempo fa un pittore siciliano mi ha regalato un bellissimo quadro di Giovanni con il suo sorrisetto ironico che ben avete visto nelle varie immagini che si vede di Giovanni, e dietro ci ha dipinto una bandiera italiana, ondulata, come se fosse mossa dal vento. E io gli ho detto perché? E lui mi ha risposto perché con la sua morte Giovanni Falcone ha messo in movimento la società. Lui ha detto una bella parola, non ha detto società siciliana, ma la società italiana. Sono sempre siciliani gli avversari più duri per la mafia stessa? Ma credo di sì. Noi si parla sempre di Sicilia, purtroppo nell'immaginario collettivo, come terra di mafia. Ma dobbiamo dire che gli eroi che hanno combattuto la mafia sono tutti siciliani. Quindi gli anticorpi ce li siamo dall'interno. Dalla mafia. È quello che ci ha lasciato come testamento Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti gli altri nostri eroi. Ecco, questa... Oggi qui tra i nostri studenti universitari ce n'è uno che viene da Locri e che ha proprio cercato di raccogliere il testimone lasciato da Peppino Impastato, e vorrei sapere come. Benvenuto ad Aldo Pecora. Grazie. Come portate avanti questa testimonianza? Che cosa fate? Beh, innanzitutto finalmente si parla anche di Calabria. Noi abbiamo anche noi pianto i nostri giudici. Abbiamo avuto prima ancora di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino un altro eroe che purtroppo però non è stato ricordato, ed era il giudice Scopelliti. Sicuramente lei lo conosce bene. Lo conoscevo. E adesso si sta portando avanti questa battaglia ispirandoci, seguendo quelle strade, facendo camminare quelle idee con i mezzi che abbiamo a disposizione. Per esempio noi adesso abbiamo a disposizione internet. E come Peppino aveva la radio, il giornale, noi adesso stiamo sfruttando questo grande mezzo di comunicazione dove il mio parere conta quanto quello della figlia di Bush, tanto per fare un esempio, e ci stiamo adoperando, abbiamo messo online un sito internet, ammazzateccitutti.org, che... Ecco, questo è lo striscione che voi avete questo inventato. È lo striscione che ho coniato dopo aver visto al telegiornale quello striscione bianco bellissimo dei ragazzi delle scuole superiori. Deciso di scriverci qualcosa in quello striscione bianco. Ai funerali di Franco Fortugno sono andato con quelle, adesso ammazzateci tutti. Lì c'era proprio la rabbia dell'orgoglio calabrese tutti che è uscito fuori. Tutti quanti. Siete tanti. Che siamo, se ci andiamo a contare, siamo sicuramente più di loro. Non avranno sicuramente tanto piombo da ammazzarci tutti. Questo sicuramente è un messaggio che vogliamo dare. È la rabbia che si tramuta in una sfida, ma soprattutto una sfida a noi stessi, ai ragazzi, perché noi lo abbiamo raccolto quel testimone. Di suo fratello, di Paolo Borsellino, di tutti gli altri eroi. E non ne vogliamo piangere altri. Se si è in tanti, non c'è più bisogno di eroi, è così? Ma sicuramente gli eroi, ogni epoca ha il suo eroe. Io non vedo più il fatto di essere in tanti. Io penso che in ognuno di noi c'è un piccolo eroe. Noi siamo stati, siamo passati alla storia come i ragazzi di Locri. Ma dietro di noi i veri eroi sono stati i nostri genitori, che ci hanno permesso di scendere in piazza a metterci le nostre facce di fronte alla sfida 'ndrangheta. Allora facciamoglielo un applauso a questi genitori. Vuoi fare una domanda a Maria Falcone? Sicuramente per me è un onore poter parlare con lei, questa è la prima volta che ci incontriamo. Più che una domanda, la mia è una constatazione. Vedo la Sicilia e la Calabria collegata con lo stretto di Messina. 15 anni dopo, dopo le strade di Palermo, anche a Locri si è scesi a manifestare. Ma adesso a Palermo
come si parla di Provenzano. Io sto vedendo che si parla anche di un'antimafia attiva. E di quell'antimafia dei ragazzi che io ho avuto l'onore anche di conoscere sono quelli di Addio Pizzo. Quello è un modo per combattere la mafia. Ci sono altre armi in campo per fare dell'antimafia, per fare una cosa che diventi da, diciamo, una cosa che vediamo dai telegiornali a scendere noi in piazza, a farle le cose, a farle alla luce del sole. Io ti posso rispondere adesso quasi quasi con una, dopo 14 anni di lotta, con una certa soddisfazione che mi viene dal vedere che ci siete voi, che avete preso realmente il testimone, che scendete in piazza. Beh, e questo mi dà la soddisfazione che in effetti quello che è stato, quando è morto Giovanni, il messaggio di un grande nostro scrittore siciliano, Bufalino si chiama, che Edoardo Bufalino, che all'intervistatore che gli chiedeva, come uomo di cultura, ma la mafia quando sarà sconfitta, subito dopo il 90, nel 92 stesso, lui rispose: la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. È un pochino quello che mi aveva detto Giovanni in quelle nostre serate familiari. La mafia si sconfigge con la scuola. Io sono siciliana e ho sempre provato in certo senso vergogna tutte le volte che si associa la Sicilia alla mafia. Recentemente 100 commercianti palermitani hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto, di rifiutare il pizzo, soprattutto di manifestare pubblicamente questo proposito senza paura. È una piccola grande rivoluzione quella che sta avvenendo a Palermo? È una grande rivoluzione, è finalmente una presa di coscienza collettiva che non si esaurisce soltanto nei cortei, ma che praticamente dice no con forza a questo tipo di minacce, di intimidazioni, eccetera. La mafia vive delle intimidazioni, se noi diciamo no, quindi non essere mai sì orgogliosa di essere siciliana. E accanto a quelli che parlano di mafia, dice la Sicilia ha avuto Falcone, Borsellino, Impastato e tanti altri eroi che hanno lottato la mafia, e quindi noi siamo soprattutto antimafia. Grazie. Fate dire il finale? Sì, sì, ecco. Sì, dica il finale. Io lo voglio dire a tutti i ragazzi che ogni anno vengono alla manifestazione del 23 maggio da tutta Italia, quest'anno verranno con una nave, la nave della legalità, che partirà da Civitavecchia e arriverà a Palermo, e hanno tutti nella maglietta una scritta: io sto con Falcone. Pensate alla bellezza di questa scritta: io sto con Falcone significa non soltanto essere contro la mafia, ma essere soggetti dello Stato, credere nello Stato, perché Giovanni Falcone non è stato soltanto il magistrato antimafia, ma è stato un uomo che ha creduto nello Stato. Le critiche che gli venivano fatte, ne soffriva. Giovanni Falcone non aveva assolutamente deciso di lasciare la magistratura. Fu una domanda che gli facemmo tutti e tre. A Palermo ho costruito una bella stanza, resistente e ben definita. Ora è venuto il momento di edificare il palazzo. Se voglio costruire un intero edificio devo andare a Roma. Su Giammanco disse poco e niente. Era tutto giocato su sugli sguardi, sull'atteggiamento. Sono i mesi in cui lui scrive quegli appunti che poi abbiamo letto soltanto dopo la sua morte. Ha sollecitato la definizione di indagini riguardanti la regione al capitano De Donna, assumendo che altrimenti la regione avrebbe perso i finanziamenti. Ovviamente qualche uomo politico gli ha fatto questa sollecitazione ed è altrettanto ovvio che egli prevede un'archiviazione. Gli chiedemmo se lui sapesse che a Palermo si diceva che lui stava abbandonando, che stava abbandonando la trincea e che si stava salvando la vita. E fu proprio in quell'occasione che con un gesto di stizza, con un gesto anche drammatico, si toccò il bottone della giacca. A cosa credono questi signori? Davvero sono convinti che siamo tutti uguali? Credono che mi stia salvando la vita? Io non ho paura di morire. Sono siciliano io. Sì, sono siciliano. Thank you.
mamma arriva da servizio. C'era un cunico, hanno scavato un cunico. Minchia, ma guarda che quanto gli hanno messo il trito. Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è. Mi ha squarciato una strada. Andiamo, dai, andiamo. Ciao, sì, sì. Attenzione che si fa male. Un sabato di terrore a Capaci, una strage che ha cambiato per sempre l'Italia e la lotta. I have a dream. Alla mafia, di quella lotta alla mafia Giovanni Falcone al Tribunale di Palermo era stato l'anima e il motore insieme a Paolo Borsellino e agli altri magistrati del pool antimafia. A un anno dalla sua morte Marcella De Palma ha ricostruito per Mixer la sua storia, la storia di Falcone che qualcuno ha definito una anomalia palermitana. Era la fine del mese di febbraio 1991. I cronisti premevano per un incontro. Lui, al solito, recalcitrava. Allora, Giovanni, ci vediamo al Costa Azzurra? Che rompiballe che siete. Siete peggio delle cambiali, voi giornalisti. Il tavolo dava su una grande vetrata che lasciava vedere il porticciolo di Ognina. Rideva amaro Giovanni. Se ne andava dalla Sicilia, da Palermo. Espulso perché incompatibile con una società malsana e contaminata. Abbandonava per essere stato riconosciuto come un'anomalia palermitana. Così, davanti agli occhi di bue arrostiti, squisitezza marinara della costa catanese, sorseggiando un buon bicchiere di colomba, Giovanni si sottopose al crudele gioco della verità. Durò parecchio quel pranzo. Cosa disse Falcone? Quel giorno era sicuramente un Falcone non in versione palermitana. Lui voleva lanciare in quel momento dei messaggi. Lui sentiva il problema del modo come lasciava la città. Sentiva molto.